Ciao a tutti, mi chiamo Giuliano Cirella e sono un addestratore cinofilo ENCI. Al giorno d'oggi i cani terrier sono molto diffusi nelle famiglie, anche se spesso, sottovalutando e non conoscendo a fondo le loro caratteristiche, ci si ritrova in difficoltà nella loro gestione. Di cosa sto parlando? Vediamolo insieme dopo la sigla. Dopo aver parlato in altri video dei cani sentinella e dei cani da pastore, oggi continuiamo la rassegna di alcune categorie di razze parlando dei cani terrier. Spesso questi cani si presentano in statura ridotta dal peso contenuto e taglia piccola o media, ed è per questo che molto probabilmente vengono scelti da tantissime famiglie. Dico spesso perché, a dire la verità, esistono anche i terrier di tipo bull che non sono proprio piccoli, ma di questi ne parlerò nello specifico tra poco. Le razze in realtà più diffuse di questa categoria dei terrier sono i Jack Russell, i Bassotti, i Fox Terrier e gli Yorkshire. Questi cani, che nascono in Inghilterra e prevalentemente sono razze inglesi, sono stati selezionati per essere dei cani da caccia. La loro caratteristica principale è quella di cacciare piccole prede, ed in Inghilterra sono stati selezionati tantissimi anni fa per tenere gli animali fastidiosi e nocivi come topi, ratti, tassi, volpi ed animali da tana in genere, lontani dai classici giardini inglesi e dalle grandi ville ricoperti dai tipici prati verdi. Per poter svolgere questo arduo lavoro, i terrier hanno delle caratteristiche fisiche specifiche, come il muso affusolato, le zampe corte ma molto muscolose per scavare nelle tane, e la corporatura compatta ma molto efficiente e muscolosa per far sì che, in proporzione al loro piccolo peso, risultino davvero grandi e forti. Anche dal punto di vista della loro personalità, questi cani hanno delle caratteristiche precise, sempre collegate alla genetica e quindi al lavoro per cui sono stati selezionati. Infatti sono cani che hanno un carattere molto forte e poco arrendevole, ed anche un'altissima motivazione predatoria. Insomma, una combinazione perfetta per andare a stanare le prede che ti dicevo prima, farle uscire dalle loro tane e ucciderle scuotendole per bene fino alla morte. Quindi potenza, reattività, motivazione predatoria, rapidità nei movimenti sono tutte caratteristiche che i terrier possiedono compresse all'interno del loro corpo e animo, nonostante la loro piccola mole. Come ti dicevo, sono anche cani che vengono scelti da tante famiglie proprio per le loro dimensioni contenute, pensando idealmente che la stazza piccola corrisponda ad un carattere docile, tranquillo e di facile gestione. Infatti, vedendoli così piccoli ed indifesi e anche molto teneri quando sono cuccioli, la scelta spesso ricade su di loro, immaginando che siano i classici cani con i quali fare la passeggiatina intorno all'isolato di casa e dopo spupazzarli sul divano tutto il giorno o quasi. Tuttavia, a volte la realtà non rispecchia perfettamente l'idea che il proprietario si era fatto di loro, perché poi si ritrova davvero in difficoltà a causa delle energie, delle motivazioni e delle caratteristiche di questi cani. Attenzione quindi nella scelta, perché nonostante la loro piccola taglia hanno bisogno di tanto movimento, di corsa e di potenza da poter scaricare attraverso lunghe passeggiate, scavando, attraverso esperienze in natura, l'essere liberi, la corsa, correndo quindi liberi in natura, magari inseguendo giochi come palline o altri oggetti per dar sfogo anche alla loro motivazione predatoria, come vi dicevo poco fa. Anche le caratteristiche di possessività, inoltre competitività, rientrano nel loro identikit, e per questo sono ben accetti anche sia i giochi basati sulla competizione, come ad esempio il tiro e molla, sia quelli di ricerca olfattiva che appagano una loro motivazione perlustrativa attraverso appunto l'attività di ricerca. Se da un lato abbiamo quindi i piccoli e super attivi terrier, dall'altro abbiamo i possenti terrier di tipo bull. Questi hanno alcune caratteristiche in comune con i terrier, quelle insomma di cui ti ho appena parlato, ma ne hanno anche altre ereditate invece dai grandi molossi.
Cioè, che caratteristiche hanno loro? I molossi nascono dall'antichità inizialmente come cani da caccia di grosse prede e successivamente come cani da guardia e da combattimento, e quindi hanno come peculiarità quella di essere grandi, grossi, robusti, possenti, muscolosi e forti. I terrier di tipo bull quindi possiedono proprio queste caratteristiche genetiche, ma in uno spazio molto più ridotto e più compatto, che viene preso dal lato terrier. Questo tipo di razza infatti è stata perfezionata per i combattimenti contro i tori, e non per altro bull in inglese significa proprio toro. Si cercava infatti una tipologia di cane che potesse avere una certa forza, robustezza, imponenza e potenza, ma anche che non perdesse l'agilità come appunto perdono un po' i grandi molossi. La soluzione? Appunto l'incrocio dei molossi con le razze terrier. Questo tipo di incroci ha creato un mix assolutamente perfetto per poter combattere al meglio contro i tori, per essere agili e più veloci di loro nei movimenti, per essere più piccoli e poter passare anche da sotto le loro zampe e poterli mordere in zone vitali e più fragili, e quindi sorprenderli per poi vincere il combattimento. All'interno della categoria dei terrier di tipo bull, soprattutto in Italia, ritroviamo razze come gli Amstaff, i Pitbull, i Bull Terrier o i Fox Terrier. Questi sono tutti cani nati per combattere con tori e con altri animali, e perciò non hanno grandi affinità sociali con gli altri esseri viventi, soprattutto della loro specie. Ma attenzione, lo stesso non si può dire rispetto al rapporto con i loro proprietari, perché i terrier di tipo bull hanno ereditato anche un'altra caratteristica molto importante da parte dei genitori molossi. Infatti, per poter cacciare o fare la guardia alle proprietà o ai proprietari stessi, hanno sviluppato anche una forte propensione affiliativa e quindi all'essere l'unica cosa con il proprietario e con il proprio territorio. Per questo motivo in alcuni casi si dimostrano quasi appiccicosi con i membri della propria famiglia e magari più restii e diffidenti verso gli estranei. Questa quindi è una carta d'identità generale dei terrier di tipo bull, cani che mixano due set di caratteristiche genetiche a volte difficili e particolari. Per questo hanno bisogno di una gestione attenta e che deve partire da delle competenze importanti da parte dei proprietari, e come sempre vale per tutti i cani, ma con questi probabilmente un pizzichino in più può rivelarsi fondamentale essere guidati da un professionista sin da quando sono cuccioli. Quindi se stai pensando di scegliere un terrier di tipo bull, dopo questo video saprai meglio a cosa potresti andare incontro. Dimentica quindi il cagnolino da spupazzare solamente davanti alla TV o magari durante le sere d'inverno senza farlo uscire o da tenere in braccio per appagare un senso di maternità o paternità. Sono cani che di piccola taglia, media o medio grande, ma sono stati selezionati per essere dei cani da lavoro, da utilità, e hanno grande necessità di sviluppare le loro motivazioni di caccia e di guardia. E per fare questo bisogna sapere come gestirli al meglio, dedicare del tempo adeguato alle loro esigenze fisiche e personali, alle esigenze mentali e genetiche, con le giuste esperienze da fare con loro e che siano appaganti appunto soprattutto per loro e non solamente per noi. Bene, mi auguro che questo video ti sia piaciuto o ti sarà utile, ti è stato utile o ti sarà utile se sceglierai un cane appartenente a queste razze, e ti invito a lasciarmi un commento se ne hai uno e ti ritrovi in queste caratteristiche che ti ho descritto. Nel frattempo continua a seguirmi o, se non lo fai già, iscriviti al canale YouTube per rimanere sempre aggiornato su tutti i miei video. Noi ci vediamo come sempre domenica prossima. Ciao e a presto!